Fratelli e sorelle, il tema di questa domenica, siamo alla 25esima del tempo ordinario, Matteo capitolo 20, è la generosità da parte del padrone, da parte del Signore. Infatti la conclusione è quantomeno eloquente. Sei invidioso perché io sono buono? E perché non sappiamo vedere la bontà e la misericordia di Dio verso tutti? Perché il nostro occhio è cattivo. Matteo scrive nel contesto di polemica con i farisei e i giudei che si ritenevano gli unici privilegiati, i primi, i puri, gli eredi di tutto. Invece dice Gesù che la generosità del padrone si dimostra proprio per gli ultimi arrivati. Ecco i due insegnamenti finali. Sei invidioso perché io sono buono. E inoltre gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. La polemica quindi antifarisaica, ricordiamo la guarigione del cieco di Gerico, come la parabola dei due figli. Uno dice che va, ma non ci va, l'altro dice di no e poi invece va a lavorare nella vigna. La grazia di Dio allora per Matteo è gratuita, soprattutto verso i pagani e i peccatori, che accorrono numerosi a far parte della Chiesa, ecco, soprattutto per quanto riguarda, e tutto ciò è contrario verso gli antichi pregiudizi, soprattutto anche verso ambienti giudeo-cristiani. Quindi non soltanto i farisei, ma anche i primi convertiti storcono, diciamo così, il muso verso l'accoglienza di questi peccatori, soprattutto dei pagani. La gratuità, la libertà invece della grazia di Dio non solo, ecco, non presuppone i meriti precedenti del popolo dell'alleanza, i pagani pretendevano questo, ma soprattutto sulla risposta al Vangelo. Quindi i pagani e i peccatori, se, come dice Gesù, lui cerca gli adoratori spirito e verità, credono alla parola di Dio, saranno ammessi anche loro alla salvezza. Saranno gli operai dell'undicesima ora. La parabola è quantomeno eloquente. Il padrone esce la mattina, verso le 9, a mezzogiorno, alle 5 di pomeriggio e a tutti dà quanto aveva promesso. Non fa nessuna particolarità. Allora vedete la polemica dei giudei, non è tanto sulla quantità del denaro, non chiedono di ricevere di più, ma il fatto che Dio tratti tutti alla stessa maniera. Chiediamo allora al Signore, anche noi, di essere semplici operai nella sua vigna, senza contare sui meriti o sulle fatiche, lieti di portare frutti buoni per la salvezza del mondo. Ecco allora la gioia e il coraggio che dobbiamo vivere, avere, chiedere al Signore di vivere nell'unica ricerca delle vie del Signore contro i pregiudizi e i giudizi umani. Dall'altra parte, ecco, per il nostro occhio cattivo, che è il riflesso della nostra coscienza, imploriamo il perdono e per avere una coscienza libera, per essere servi inutili e nello stesso momento avere il desiderio di collaborare al disegno universale di salvezza. In che situazione allora ci troviamo? Da una parte una chiesa che si ritiene estranea alle realtà del mondo, una chiesa che guarda dall'alto in basso, ecco, le povertà, le emarginazioni, le fragilità, dei cristiani che si disinteressano del destino dei propri fratelli per preoccuparsi della salute e della sorte, per esempio, degli animali, oppure della salvaguardia dell'ecologia del creato, senza dimenticando che c'è una ecologia, una conversione dello spirito. E allora che il Signore ci metta nella condizione di accogliere questa misericordia del Signore. Noi, gli ultimi, i peccatori, abbiamo bisogno di questa misericordia di Dio per entrare nell'economia del regno. Proviamo il desiderio allora delle cose belle, sante, giuste e vere che il Signore ci mette sulla nostra strada.